Buonasera a tutti, cari telespettatori di Manfredonia TV e bentrovati ad una nuova puntata con la settimana economica. Questa sera parleremo di argomenti dei quali sui mercati finanziari si è ritornati a parlare con molta insistenza. In particolar modo ci riferiamo alla tutela del risparmio. Ma per addentrarci in questi argomenti, quindi, devo dare il benvenuto al dottor Leonardo Taronna. Buonasera. Buonasera figli e buonasera a tutti i nostri amici. Allora, Leonardo, innanzitutto che cosa si intende per rischio di credito? E poi cerchiamo di spiegare anche il termine solvibilità. Ok. Allora, come diceva in precedenza Filli, ha usato due termini particolarmente importanti in generale, ma soprattutto anche nelle ultime settimane, ovvero rischio di credito e solvibilità. Questi sono termini importanti non solo in ambito di mercati finanziari, ma anche per noi piccoli risparmiatori o comunque cittadini, semplici cittadini, perché ci permettono di prendere in considerazione aspetti che sono assolutamente fondamentali per quanto riguarda il nostro risparmio, le nostre finanze personali. Infatti noi parliamo di rischio di credito, detto anche rischio di controparte, quando facciamo riferimento alla situazione per la quale la nostra controparte, immaginiamo il debitore al quale abbiamo fatto un prestito, non si è in grado di rimborsare il capitale o parte del capitale che gli abbiamo prestato, o addirittura non si è neanche in grado di ripagare gli interessi che appunto il nostro prestito dovrebbe generare. Di converso, parliamo di solvibilità e quindi di capacità del debitore di rimborsare il proprio debito e i relativi interessi, quando facciamo riferimento a quelle situazioni sane di un'operazione di finanziamento, di prestito, per le quali appunto il debitore è in grado di far fronte agli impegni che contrattualmente ha concordato con il creditore. Volendo fare un esempio pratico, parlando di obbligazioni, ad esempio bancarie o governative come i titoli di Stato, nel momento in cui la nostra controparte, banca o uno Stato, ad esempio l'Italia, nel momento in cui queste due controparti giuridiche sono in grado di assolvere i propri impegni per quanto riguarda le obbligazioni, il nostro creditore sarà contento di aver concluso questo tipo di operazione e quindi banca e nazione saranno solvibili nei confronti del creditore o investitore che dir si voglia. Allora, come abbiamo già parlato in precedenza, ma non perdiamo occasione per ribadire che il risparmio e il suo gemello, possiamo considerare l'investimento, vanno tutelati e governati quindi ad ogni costo. Sì. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che a proposito della tutela del risparmio, ne parla l'articolo 47 della Costituzione italiana. Esatto. Quindi, quali potrebbero essere gli strumenti e quindi le strategie idonee ad una corretta tutela del risparmio? Ok, torniamo un po' al filo rosso della nostra trasmissione. Innanzitutto l'elemento fondamentale è cercare di fare scelte consapevoli, quindi al di là dell'eventuale decisione di farsi seguire da un partner professionale, che può essere un consulente di una banca, può essere un addetto alla clientela delle poste, quella poi è una scelta che come al solito lasciamo ai nostri telespettatori, ma la cosa importante è fare appunto delle scelte consapevoli. Come è possibile fare scelte consapevoli? Informandosi, quindi leggendo giornali, leggendo le notizie che si possono trovare ormai su tantissimi siti di informazione economica e finanziaria online, e soprattutto cercare di farlo, come si suol dire, ascoltando più campane. Quindi siamo assolutamente felici
che continuate a seguirci, a leggere i nostri articoli, però nel vostro interesse noi vi diamo il consiglio sempre di approfondire tutte le tematiche di cui parliamo noi stessi e quindi sulla base di questo, sulla base di un'informazione completa, poi fare le proprie scelte che possono riguardare appunto i risparmi o anche per chi dispone di maggiori disponibilità gli investimenti. Tu nell'articolo citi Secure Investment. Sì. Di cosa si tratta? Ok, questo è un altro, questo diciamo è un caso che si ricollega ai due punti, ai due termini che abbiamo utilizzato in precedenza, quindi rischio di credito e solvibilità. Perché? Perché questa compagnia, appunto denominata Secure Investment, era una compagnia che si vantava di avere un centinaio di migliaia di clienti, addirittura un miliardo di masse in gestione, che da un momento all'altro è fallita. Non solo è fallita, ma è proprio sparita nel nulla, addirittura è difficile far risalire il luogo esatto della sede sociale di questa società finanziaria che si occupava di investimenti in valute, quindi dollaro, yen, euro, nelle valute mondiali. L'elemento di criticità è proprio quello che tutti coloro i quali hanno conferito, hanno investito, hanno messo a disposizione di questa società i propri risparmi, hanno avuto una perdita pressoché totale dei propri risparmi. Quindi in questo caso il rischio di credito praticamente raggiunge un livello quasi totale e invece la solvibilità, quindi la capacità di questa società di far fronte alle proprie obbligazioni, ai propri, tra virgolette, debiti nei confronti degli investitori, è praticamente pari a zero. Infatti gli investitori hanno perso praticamente tutto. E come mai quindi affidarci a questi partner finanziari? Ok, questo è un altro elemento che merita particolare attenzione. Molto spesso ci sono situazioni per le quali l'opinione pubblica, ma anche i media, i giornali, i telegiornali, si focalizzano più gli aspetti negativi di vicende come quella di cui stiamo parlando, che non su aspetti positivi che riguardano la consulenza finanziaria, la formazione finanziaria. In questo caso, appunto, ci sono delle persone che hanno dato fiducia a questa controparte finanziaria, venendo traditi nel modo peggiore possibile, quindi perdendo tutti i propri risparmi. Il problema è che in realtà la maggior parte dei partner o delle controparti finanziarie che vengono scelti in realtà sono ben più affidabili di questa Secure Investment. Il problema riguarda invece l'aspetto, tra virgolette, della volontà di molti risparmiatori investitori di raggiungere nel breve periodo e senza alcun tipo di rischio dei risultati straordinari. Giusto per fare un piccolissimo approfondimento sul caso della Secure Investment, vi basti sapere che lo slogan che veniva utilizzato da questa compagnia era quello, diciamo, goditi la vita, quindi fai quello che vuoi della tua vita, che dei dettagli ce ne occupiamo noi, come a dire dacci i tuoi soldi, vediamo noi come gestirli, poi riusciremo a darti dei risultati strabilianti. E il problema è che questi risultati strabilianti che venivano promessi ai propri clienti erano praticamente dell'importo dell'1% al giorno. Capite bene che l'1% al giorno in un contesto di mercato dove i titoli di Stato non rendono nemmeno lo 0,40 all'anno,
garantire l'1% al giorno senza alcun tipo di rischio dovrebbe far, diciamo, nascere spontanea la domanda circa la concretezza di questo tipo di investimenti, e invece in realtà noi stiamo parlando di una vera e propria truffa, perché infatti poi la società è sparita da un momento all'altro. Evidentemente l'unico elemento che ci fa propendere per persone che hanno deciso di fidarsi di questo tipo di investimenti è la volontà di riuscire a raggiungere dei risultati straordinari, ma che in realtà non sono realistici. Invece, per quanto riguarda la buona fede delle persone, sì, volendo sforzarci, possiamo pure pensare che appunto gli investitori di queste secure investment fossero dei bonaccioni, delle persone che si sono volute fidare di questa società, però in questo caso, diciamo, il risultato che veniva venduto e garantito è talmente spropositato da mettere in seria discussione un aspetto di questo tipo, quindi legato solo ed esclusivamente alla bontà e, diciamo, all'ingenuità da parte degli investitori di questa società. Alla luce di quello che ci siamo appena detti, quindi quale potrebbe essere un comportamento corretto ed idoneo per correggere quelli che sono i nostri interessi? Ok, sicuramente l'aspetto non può essere quello di un approccio focalizzato solo ed esclusivamente ai risultati, ovvero molto spesso lo vediamo un po' in tutte le tipologie di investimento. Possiamo parlare di conti deposito, possiamo parlare di titoli di Stato, possiamo parlare di banche, di assicurazioni, di poste. Molto spesso ci si focalizza su un unico elemento, il risultato finale. Quanto mi rende questo investimento in un anno, quanto a 2 anni, quanto a 3 anni? Ecco, il primo passaggio da fare per evitare situazioni scomode, che non sono solo, questo è un caso eclatante, quindi il caso della Secure Investment che ha portato alla perdita totale dei propri investimenti è un caso estremo, però esistono anche delle vie di mezzo, ovvero degli investimenti che hanno portato a perdite del 10, del 20, del 30, del 50%. Ecco, se tutti noi imparassimo a focalizzarci non solo sull'aspetto del risultato, ma anche sull'aspetto appunto della tutela del risparmio, della protezione del risparmio, già saremmo in grado di fare scelte più accurate. La prima scelta da compiere, e quindi che ognuno di noi deve saper compiere, è quella del partner finanziario al quale affidare i propri risparmi. Per fare questo è fondamentale l'informazione economica e finanziaria. Quindi torniamo al punto precedente: leggete, informatevi, chiedete consiglio a persone che si sono affidate a una banca piuttosto che ad un'altra. Evitate il classico affidarsi alla banca sotto casa o allo sportello postale più vicino alla propria casa o alla banca di generazioni. Mio padre era cliente in questa banca. Nel 2014 dovremmo cercare di superare questo tipo di approccio e di focalizzarci più che altro sulla qualità del nostro interlocutore. Che cosa ci può dare la banca X piuttosto che la banca Y? Quali sono i servizi che ci fornisce una banca piuttosto che l'altra? Dopo aver avuto questo tipo di informazioni, dopo aver raccolto tutta questa serie di elementi, a parità di elementi sarà poi la capacità dell'investitore, del risparmiatore, quella di scegliere un partner piuttosto che un altro in base anche ai risultati, quindi alle performance. Però questo elemento non può essere un elemento, non può essere il primario elemento di scelta, altrimenti
di sicuro succederà anche nei prossimi anni, nei prossimi decenni, ci saranno sempre delle persone che cadranno nelle trappole di queste società truffaldine o anche semplicemente di individui che promettono risultati straordinari, salvo poi scappare, fuggire con le valigie piene di denari verso paesi caraibici, tropicali. Per evitare questo è fondamentale la formazione ed è fondamentale riuscire a capire l'importanza di una corretta educazione finanziaria. Bene, con questi accorgimenti molto utili concludiamo la nostra puntata. Vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo, come sempre qui su Manfredonia TV, canale 645. Vi invitiamo a seguirci su Facebook, quindi sulla settimana economica, e a inviarci delle email sul nostro indirizzo di posta elettronica la settimana economica @manfredoniatv.it. Ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti.